grazie Max per essere qui. Io, come diceva il direttore, il grande orgoglio è proprio quello di aver studiato internamente, faccio proprio i nomi, Manuela Rossi, Renata Ambrogio e Valentina Pondero, che sono le nostre due comunicatrici e Valentina la nostra grafica, pensato internamente, studiato, confezionato tutto quello che riguarda questa campagna di comunicazione legata alla ricerca volontari. In realtà non solo volevamo rispondere all'esigenza delle associazioni che hanno necessità di volontari, ma parlare in modo forte e impattante rispetto alla comunità di volontariato. Ce n'è bisogno, è una sfida da cogliere, bisogna partecipare, essere cittadini attivi. E abbiamo quindi scelto un campione che testimonia davvero che è il volontariato dei televincenti ed è lui la sostiene, quindi quello dirà lui sicuramente dal punto di vista suo personale. Il fatto di fare volontariato, il fatto di essere a disposizione degli altri è qualcosa di ricco, di lucente, di importante e ha un testimonial di fama internazionale e con delle vittorie mondiali. Per cui questo volevamo far arrivare alla popolazione, quindi destare davvero l'attenzione della cittadinanza rispetto a questo. E poi promuovere, andando nel dettaglio della bacheca, i progetti delle singole associazioni e arrivare ai giovani, che sono un po' la difficoltà, arrivare ai giovani, che non è assolutamente semplice. I centri servizi dal punto di vista delle risorse umane, ho citato le tre operatrici del nostro centro che hanno lavorato, ma la fase 2 di questa campagna di comunicazione vedrà proprio tutta una serie di coinvolgimenti proprio dei giornalisti, degli organi di comunicazione, quindi i social, ma la carta stampata, i manifesti, le radio, e andremo avanti tutto l'anno investendo queste migliaia di euro quest'anno e anche nell'anno successivo, perché vogliamo fare in modo che la cittadinanza continui a parlare di volontariato.